Bentornati allenatori in un nuovo episodio di A Federic Regalano Cose! Come sempre il Lucca Comics è stato un vero successo e a distanza di ben 5 mesi dall'evento comics più grande d'Italia eccomi tornato con un video dei vostri regali. E questa volta avete seriamente esagerato perché ho scatole e scatole dei vostri regali. Penso che questi video verranno suddivisi in ben 4 episodi. Tra un istante partiamo subito, ma come sempre, se volete supportare questa serie, arriviamo almeno a 6.000 pollicioni all'insù, perché se ci arriviamo vi porterò per tutta la quarantena un video di regali a settimana. Dipende solo da voi, io vi auguro una buona visione. Allora, direi di partire subito perché sono tantissimi. Vi ricordo come sempre che se volete spedirmi dei pacchettini vi lascio la mia casella postale qua sotto in descrizione. È un periodo un po' particolare di quarantena, quindi portate pazienza, potete anche spedirmeli più avanti. Adesso non è la priorità. Quindi, primo pacchettino da parte di Morgan per il suo youtuber preferito. Allora, Morgan mi regala una marea di codici. Ci tengo inoltre a ricordare che se volete acquistare codici li trovate su federicstore.it. Quelli potete acquistarli anche adesso durante il periodo di quarantena, vi arriveranno nell'arco di poche ore, mentre per tutti gli articoli Pokémon, incluso il mio merchandising, ci metterà circa una settimanella ad arrivare a casa vostra, ma come tutti i siti italiani in questo momento. Allora, Morgan mi ha regalato un sacco di carte Prisma, veramente fighe. Abbiamo Xerneas, poi abbiamo Fabbrica del Fuoco, Monte del Tuono. Vengono sempre stampate male queste carte, ma com'è possibile? È un altro Monte del Tuono. Poi abbiamo un bellissimo Dark Celebi, se non ricordo male questo usciva anche con un mazzo, un Erika Tangela della serie Jim, un bellissimo LT Surge Electrabuzz, sempre della serie Jim, questa Heroes. È incredibile che queste carte ancora siano in circolazione, raga, sono rarissime. Tra l'altro questo è uno degli artwork più belli che potete trovare nella serie, mamma mia che bello. Molte carte sono rovinate, proprio per questo ho deciso di non mettere il valore effettivo. Metterò il valore solo delle carte che effettivamente non sono rovinate. Abbiamo Pidgeot, Keldeo X e infine Kyurem Bianco EX. Bellissime. E infine anche una turbo, questa di Yveltal. Wow, eccola qua. Ti ringrazio Morgan, veramente gentilissimo. A Lucca raga siete venuti in troppi, cioè veramente veramente troppi. Altra busta senza nome, ecco qua. Purtroppo attualmente siamo fermi con le fiere, non appena riprenderanno mi troverete in tutte le fiere d'Italia, tranquilli. Primo: ciao Federic, mi chiamo Antonio, ho 12 anni e abito a Novara. Ti seguo da quando facevi gli spacchettamenti con Anima, ti stimo un sacco. Collezioni Pokémon da quando avevo 7 anni e da poco ho iniziato a collezionarli con due miei amici, Francesco e Lorenzo, che saluto entrambi. Ciao ragazzi, ti ho regalato alcune bustine, oh non facciamo spoiler. Due: bustine protettive, questo è un pacchettino ambiguo. Credo ci siano delle mini figure, credo che siano dei tappi per le penne, vedete? Bello Zekrom. E abbiamo anche Reshiram. Fighi, questi non li conoscevo, sapete ragazzi? No, no, per niente. Ma belli forte, eh? Voi tutti conoscete il mio amore per Lucca, che è per me la fiera migliore d'Europa, fantastica proprio. E qui abbiamo delle carte nelle sleeve, una di Yu-Gi-Oh! Distruttissima, ed è un drago bianco occhi blu, addirittura in prima edizione. È da un botto che non la vedevo questa carta, raga, guardate. Distrutta. Vediamo qui cosa abbiamo. Oh, un Blastoise X promozionale XY numero 30. Anche questa non la vedevo da tantissimo. E infine abbiamo un Terrakion X della serie Stirpe dei Draghi. È Stirpe dei Draghi? Magari rinfrescatemi la memoria. E abbiamo il pacchetto numero 5. Credo sia una carta custom. Infatti, Federic GX. Iscriviti al canale, prenditi un Dragonite 95+. Io vi amo. Lasciate questo pollicione in su se volete più video di A Federic che regalano cose, ragazzi. Mi raccomando, fatemi capire che questa serie vi piace. Busta rossa! Così. Questa senza nome. C'è un codice e un po' di carte coperte. Purtroppo senza nome. Ma che peccato. Tutte reversa. Veramente, veramente belle. Abbiamo un Haxorus Holo. Bello questo. Un Bidoof reverse. E infine abbiamo Mirton. Mamma mia, che bella carta. Voi tutti conoscete il mio profondo amore per questo tipo di carte, raga. Quindi bellissimi gli allenatori. Io poi li colleziono tutti e mamma mia, che bello.
Purtroppo non c'era scritto il nome di chi mi ha regalato questa carta. Ho un super pacchettino con scritto aprire in un video. Ma tu guarda che pacchetto che ha fatto. Con che cura. Veramente, questo è sicuro di una ragazza. Veronica e Federico. Ok, maschio e femmina. Apri per due. Siamo fratello e sorella. Ok. E sotto Veronica e Federico, dentro c'è una lettera. Apri per primo. Ok, questo lo apro per secondo. Ciao Federico, siamo Federico e Veronica. Io ho 17 anni e lei 11, però oggi sono dovuto venire solo perché Veronica ha avuto un problema. Però gli sarebbe piaciuto molto venire, mi sarebbe piaciuto anche a me incontrarla. Ma sicuramente ci sarà occasione quest'anno con il Lucca. Ti seguiamo dal 2012 e non ci siamo persi neanche un video. Praticamente tu avevi 10 anni, wow. Ammiro veramente ragazzi come te. Spero che il nostro regalo ti piaccia, senz'altro, veramente raga, grazie. In questo mazzettino di carte ci sono una marea di carte delle vecchie espansioni. Ma le più interessanti sono le prime, ovvero questo mentore di Olon, ex specie delta. Poi abbiamo questo Nidoking set base messo benissimo. E infine abbiamo questo Machoke di La Leggenda di Mew, con tanto di logo qua. Veramente bella questa carta. Carte che nemmeno si vedono spesso, guardate un po', veramente figa. Anche questo Nidoking set base è messo veramente bene, non è facile trovare carte simili, guardate contro luce. E abbiamo anche un Tapu Koko di Guardiani Nascenti in mezzo al pacchettino. Ci regalano anche una marea di codici e abbiamo ancora da aprire questo. Cosa si nasconde? Oddio, mi ricordo di questo tipo di carte, belle. Dovrei avere la collezione completa da qualche parte, ma non mi chiedete dove. Erano praticamente le Lamin Cards dei Pokémon, che avevano la parte questa qua trasparente, con scritto Pokémon Advance. Vedete, c'è scritto Lamin Cards e sul retro c'è scritto tutte le mosse che poteva imparare Shapet nel gioco. Quindi dispetto livello 25, finta al 37, palombra al 44. Erano veramente utili per il gioco. Un Pokédex sempre a portata di mano. Belle. Da parte di Nicolò, carte rare. E non, vediamo un po'. I codici da parte di Nicolò. Mamma mia quanti codici oggi. Apri per secondo, carte random. E questa è la parte bella che ci lasciamo per dopo. Non c'è la letterina. Abbiamo alcune carte comuni delle varie edizioni. Ricordo, le carte comuni e non comuni non ve le mostro, perché ragazzi se no dovrei sfogliarne una a una e il video durerebbe un'ora e mezza. Vediamo Nicolò qua dentro cosa ci ha regalato. Direi di fare a sorpresa, ok. Carta 1, vediamo. Oh, ed è un bellissimo Jereshi Rideshi. Che bello. Seconda carta invece è un Celebi iridescente. Mamma mia ragazzi, oggi vi siete proprio sbizzarriti, Cioè guardate che riflesso spettacolare. Ma che gli volete dire una carta simile? Queste praticamente sono le carte controparte delle Shining di una volta, della serie Neo Destiny. Ma questa è veramente bella raga. Poi se le be shiny è figo. Qui abbiamo invece... Oh... Madonna! Energia Unione! Gold! E che è oggi? Oggi ragazzi veramente fuori di testa siete, Mamma mia! Altra carta abbiamo un... Oh, Stakataka GX. Ok. E nella foderina di Ultra Necrozma abbiamo un... Oh, oh... Madonna, leggenda! Anche questo non è facile da trovare in condizioni ottime. E questo, ragazzi, è messo veramente bene. Questa carta è magica, ragazzi. Guardate contro luce il fuoco sulle ali di Oho. Impressionante, raga. Guardate che roba. Oh, leggenda. Una vera e propria leggenda. Qui abbiamo un pacchettino senza nome. Abbiamo alcuni codici. E sotto delle carte. Ma bellissimo! Un Haunter! Wow, della serie Neo Destiny in giapponese, un Growlithe set base, Charmander set base, doppio questo, infine un Moltres promozionale, 21 delle Black Star vecchie. Che storia oggi. E abbiamo una carta coperta, che è un, vediamo un po', oh, Mew iridescente, in lingua coreana questa ragazzi, vero? Ma oggi è la giornata delle iridescenti, che sono delle carte fighissime. Tra l'altro su Federic Store erano tornati per un breve periodo i set iridescenti fuori classe, erano pazzeschi, li abbiamo fatti fuori tipo in due giorni, erano veramente belli quelli. Pacchettino con il logo Federic da aprire in un video. Scarta! Olè! No vabbè, sto male, cioè veramente... Siete dei pazzi, siete dei pazzi. Queste sono le idee originali che mi piacciono. Su Instagram faccio delle foto niente male, devo dire.
Però il fatto è che non pubblico su Instagram una foto da un botto di tempo. Dovrei pubblicare qualcosa in più su Instagram, ma vedrete che durante quest'estate lavorerò a tutti i social per essere attivo, anche su Facebook, su Instagram, ovunque veramente. Poi torneranno le live su Twitch, quindi cercherò di essere veramente veramente ovunque. Ci sto lavorando in questo periodo di quarantena, dato che stando in casa ho tutto il tempo per rifletterci. Per Frederick, da parte di Davide, il nostro motto è Charizard e Venusaur, sempre nel cuore. Fantastico, Davide e Ricky. Grazie. C'è anche scritto qualcos'altro qua dietro. Siamo Davide e Riccardo, rispettivamente di 23 e 26 anni. Abitiamo a Brescia e ti seguiamo da più di un anno. Mamma mia, ragazzi, poi dicono che sono seguito solo da bambini. Cioè, alla faccia vostra. Grazie a te abbiamo ripreso a collezionare le carte. Qua, ragazzi, grazie veramente. Il quadretto è in tuo onore. Spero ti piaccia. Ti facciamo i complimenti per il canale e per i contenuti che porti. Ti sosterremo sempre. Raga, veramente. Bacioni, bacioni. E da buoni fan vecchi dei Pokémon, ovviamente mi regalano le carte di Expedition. Avevamo circa 6-7 anni in quegli anni, Che roba. Ai tempi sì. Anche Aquapolis. Vado. Jungle. Widdleset base. Stuntler Skyride. Questa nemmeno è tanto facile da trovare. Guardate un po'. Che disegni, che disegni. Grazie infinite e andiamo avanti. Qui abbiamo una tin di Solgaleo, anche vecchia questa. Per secondo e per terzo. Ma prima letterina. Arrivo, Federic. Ciao Federic, mi chiamo David e ho 11 anni e ti seguo dai 150.000 iscritti. Ti volevo dire che sei il mio youtuber preferito. Continua così, sei il migliore. Questa è una piccola parte della mia collezione. Grazie David. Per primo ci regala un Regice, un PJ set base. Ragazzi, oggi mi avete regalato un sacco di carte del set base. Carta privilegio, Metagross. Queste sono tutte mix delle varie espansioni. Abbiamo anche Omastar della Discovery, Octillery, un pseudo-udo olografico, figo questo, Combo Reverse, oddio, Legendary Collection, Scizor Holo, Meo Jungle, Dragonite Holo, questo della serie Draghi qualcosa, insomma Octillery, e un bellissimo Gamjus Fake. E questa è veramente fakeissima. Cioè veramente, oggi mi avete regalato quasi un set base completo. E un sacco di codici. Ma oggi quanti codici? Questi sono tutti i codici regalati finora. Cioè ne sarà contenta Michelle. Parte 3. Qui abbiamo un mix di carte reverse delle varie espansioni. Grazie caro e continuiamo il nostro tour de force. Che diamine è? Apri un video dentro le USB che c'è scritto. Dentro c'è scritto come mi chiamo. Ma perché impacchettarle così? Il senso, caramelle della COP. Scusami caro, ma non credo che la mangerò. Ma che cos'è, un troll? Da Thomas Rossi. Che cos'è? Ma che cos'è, la Befana? Ti ringrazio un botto. Però ragazzi, lo sapete che non dovete regalarmi cibo. 12-2020, sono ancora in tempo per mangiarle queste. Se vi dico di regalarmi cibo, non è perché non mi piacciono le caramelle. Anzi, le mangio. Il problema è che tutta questa roba rimane in magazzino per chissà quanto tempo. Le cose rischiano di andare a male. Se mi regalate un cornetto alla Nutella, io lo lascio dentro la scatola per mesi prima che lo spacchetto, perché devo recuperare tutte le altre fiere. Rischio che mi vengano tutti i vermi, mi mangiano le carte GX, quindi è meglio di no. Da Alessia per Federic. Vediamo Alessia. Un bellissimo Totodile e un Dragonite Holo con scritto prenditi un Dragonite. Sempre. Ragazzi, facciamo la maglietta 2.0 di prenditi un Dragonite. La 2.0 con un artwork diverso. Che ne dite? Ci potrebbe stare? Vabbè. Qui ragazzi, alta classe. Addirittura gli Swarovski mi regalano adesso. Sempre che siano Swarovski e non Travoschi. Dai ragazzi, i cristalli Travoschi. Cioè, chi è che non li conosce? Dai, se conoscete la cheat, commentate qui sotto. Chi è che lo diceva? I cristalli Travorsky. E ancora codici. Un botto di codici. Da Filippo. Prenditi un Dragonite, Federic. Ciao Federic, vengo da Ariccia e ho 15 anni. Ci siamo già incontrati a Romix un mese fa. Ti ricordi? Oddio, ricordarmelo così... difficile. Ti ho fatto un regalo molto più piccolo, ma non importa il regalo. L'importante è il pensiero e la letterina, che poi io tutte le letterine me le conservo. Aspetto con ansia la serie di spada e nuovi spacchettamenti. Minchia, la serie di spada è uscita già da mesi. Così questo vi fa capire da quanti pacchi stanno qua. Anzi, adesso c'è la randomizer, quindi tanta roba. Per Federic e Michelle. Se non c'è fa nulla. Cosa?
Chi non c'è? Non ho capito. Apriamo. Leggi in privato. Da Andrea. Ci regala un comfy Olo di Guardiani Nascenti. Bello. Carta. Oh mio Dio. Deadpool. Rompicapo 340 botte. Ma che è? E abbiamo altre due carte olografiche. Quante holo oggi di Dragonite e Ninetales? Tutte le vostre lettere me le leggo in privato, che sono abbastanza personali. Comunque vi ringrazio. Quanta roba c'è? Leggiamo. Un Grookey con la Master Ball. Ciao Federico, ho deciso di darti le mie carte più rare. Spero ti piacciono. Mi chiamo Arsenio, vivo a Viareggio e ho 13 anni. A Viareggio, dove ho alloggiato io con l'albergo. Fighissimo. Volevo venire a uno dei tuoi raduni, ma ogni volta sono troppo lontani. Hai ragione. Sono contento che queste carte vadano a uno come te. Scusa se non disegno tanto bene. No, il tuo disegno è fighissimo. Grazie Arsenio. Grazie, andiamo a vedere le carte. Come prima carta abbiamo un Pidgeot e anche Silvally GX. Abbiamo tutte carte coperte. La prima è un Melmetal GX promozionale, sempre a sorpresa, molto a sorpresa. Abbiamo un Etran GX full art, bellissimo, ma sei un pazzo. E ancora qui abbiamo un Salamels GX, cioè ma sei pazzo, cioè veramente tutta questa roba, cioè sei veramente fuori di testa tu. E ancora qui abbiamo un Onyx set base. Io ve l'ho detto ragazzi, oggi mi completo il set base. Io l'ho detto. Qui abbiamo invece, abbastanza rovinata come carta, un Dark Dragonite. Questa è distrutta, Però il set Rocket, questo qua, è tanta roba. E andiamo avanti, altra carta coperta. Qui abbiamo un Sensu della serie Skyridge. Madonna, la serie Skyridge, ragazzi, ha degli artwork, cioè, ma boh, senza parole. Ti lasciano senza fiato. Altra carta, vediamo qui. Abbiamo un Blastoise della serie Guardiani dei Cristalli. Bello. Oggi, raga, siete veramente fuori di testa, Vediamo qua dentro. Un Weeping Bell della serie Jungle. Ne abbiamo ancora tantissime. Qui abbiamo invece un Rayquaza ex Specie Delta Fantasmi di Holon. Questo, raga, spacca. Quest'artwork di Rayquaza mi ha sempre fatto impazzire. Sembra quasi un Rayquaza oscuro. Andiamo avanti. Altra. Questa, ragazzi, è ruvidina. Madonna! Bitorso l'elmo! Black e White. Confini varcati, questo? Wow, Gold! Che carta! Veramente che carta. Io oggi, ragazzi, non ve li metto nemmeno i prezzi. Cioè, sono troppe. Divento scemo a fare ogni singolo prezzo, veramente. Lanturn. Anche perché molte carte si ripetono, no? Durante gli episodi di A Federic regalano cose. Quindi molte carte già conoscete il prezzo. Agron X. Bello anche questo. Fantastico. E infine, come ultima carta, questo ragazzo è un pazzo, abbiamo un Upa GX. Quante ragazzi oggi, quante carte, mamma mia, wow. Per Federic aprilo in un video da Alessio. Alessio e Giacomo ci siamo fatti assieme una foto a Lucca il 2 novembre. Scusa ma iperpozione me l'ha rovinata uno. Che cos'è? È un poster. Con che sorpresa me lo stai dicendo? È un po' rovinata, ma peccato. Pozione Max Gold. No, che peccato. Una carta gold distrutta con tanto di scritta dietro. Dima. No, che peccato. Con la gold. Peccato perché Pozione Max era veramente una bella carta. Ma queste foderine dove le trovate, ragazzi? Cioè, sono epilettiche. Vediamo questa invece, che è un, devo girarla così, un Nidoking Turbo. Fighissimo. Pacchettino senza niente. Mo trovo Charizard Ultra Shiny. Per Federic da Sebastian. Cosa c'è? È tutto così strano. Codice. Un Drampa GX e un Registeel X della serie, sempre Stirpe dei Draghi. Questo full art. Madonna quanto sono distrutte queste carte. Però veramente, grazie raga. Hai provato a scriverlo anche qua. Apprezzo lo sforzo. Per aprirlo tirare. Cavolo, originale come cosa. Da Fra, saluti Andrea Ricci. Vediamo un po'. No, vabbè, io ho visto tutto nella mia vita. E anche questa. E abbiamo nella confezione anche un Dark Dragonite. Bello. Poi la vostra lettera, tranquilli che me la leggo con calma, che è lunghissima, però vi ringrazio. Bacio. Ragazzi, io direi che questo video di A Federic regalano cose può concludersi qui. Tranquilli, abbiamo altri 4 episodi. Non voglio fare un video lungo tipo 50 minuti. So che siete in quarantena e vi piacerebbe, ma per la mia sanità mentale e il montaggio direi che va bene così. Noi ci vediamo domani con un box giapponese veramente spicy da aprire sul canale. Non vi faccio spoiler, supportatemi e ci vediamo presto con un nuovo video. Ciao allenatori, e non vedo l'ora che iniziano le fiere.